Vivo a Andrich, il ponte sull'Adrina, c'è una descrizione, l'autore si dimostra sempre estraneo alla violenza, per quello che ne so, di un impalamento. Questo sentimento di estraneità si ritrova anche in Tolstoi, di Idiota, di estraneità alla violenza, anche forse di condanna della violenza, nell'Idiota di Dostoevsky, e cercherò di trovare questa pagina. Radivar curvò ancora più la testa e gli zingari si avvicinarono e cominciarono a togliergli le veste e la camicia. Sul petto aveva le ferite delle catene che avevano formato vesciche e si erano arrossate. Senza dire nient'altro, il contadino si distese come gli era stato ordinato, con il viso rivolto all'insù. Gli zingari gli furono sopra e gli legarono anzitutto le mani dietro la schiena, poi assicurarono una corda a ogni piede all'altezza del malleolo. Infatti girarono ciascuno dal suo lato e gli si divaricarono ampiamente le gambe. Intanto Merzan aveva deposto il palo su due corti pezzi di legno di forma cilindrica, in un modo che la sua cima giungesse in mezzo alle gambe del condannato, poi estrasse dalla cintola un corto e largo coltello, si avvicinò accanto all'uomo sdraiato, si curvò su di lui per tagliargli il panno dei calzoni in mezzo alle cosce, per allargare l'apertura attraverso la quale il palo sarebbe penetrato dentro al suo corpo. Questa parte del lavoro del boia, la più orrenda di tutte, rimase per fortuna invisibile agli occhi degli spettatori. Si vide soltanto che il corpo legato sussultava alla breve impercettibile coltellata, si alzava fino all'altezza della cintola come se stesse per sollevarsi, ma poi ricadeva con un colpo sordo sulle tavole. Quando ebbe finito quell'operazione, lo zingaro balzò indietro, prese da terra la mazza di legno e cominciò a picchiettare con essa sulla parte inferiore del palo, che era ottusa con colpi leggeri e moderati. Tra un colpo e l'altro si fermava un po' a guardare dapprima il corpo nel quale conficcava il palo e poi due zingari, e ruotandoli a tirare lentamente in modo uniforme. Il corpo del contadino, dalle gambe divaricate, si contraeva da solo. Ad ogni mazzata la spina dorsale gli si incurvava e si curvava, ma le corde lo tiravano e lo raddrizzavano. Su entrambe le sponde il silenzio era tanto grande che si distingueva nettamente ogni colpo e l'eco che rimbalzava da qualche punto della riva scoscesa. I più vicini potevano sentire come l'uomo battesse con la fronte contro la tavola, e inoltre un secondo suono inconsueto, ma non era né un gemito, né un grido, né un rantolo, e neppure una qualche voce umana. Era tutto quel corpo disteso e tormentato che diffondeva il suo interno con uno stridore ed un ghigno simile al rumore dello stecco che viene compresso e del legno che si spacca. Ogni due colpi lo zingaro andava fino al corpo sdraiato, vi si portava sopra, esaminava se il palo procedesse nella direzione giusta e, dopo essersi assicurato che non era stato vulnerato nessuno degli organi più vitali, tornava indietro e ricominciava il suo lavoro. Tutto questo si vedeva male, si sentiva ancora peggio dalla riva, eppure a tutti tremavano le gambe, impallidivano i volti e si congelavano le dita delle mani. A un certo momento i battiti cessarono. Mendez aveva visto che in cima alla scapola destra i muscoli si erano tesi, la pelle si era sollevata. Si avvicinò e tagliò celermente quella protuberanza con due incisioni a forma di croce. Slugò fuori del sangue biancastro, dapprima lentamente, poi sempre più forte. Ancora due o tre colpi, leggeri e cauti, infine dal punto inciso cominciò a venire fuori l'estremità del palo, ricoperta di ferro battuto. Batté ancora per un po', finché la punta non raggiunse l'altezza dell'orecchio destro. L'uomo era stato infilzato al palo come un agnello allo spiedo. Solo che la punta non gli usciva dalla bocca, ma dalla schiena, e non era stato leso in modo grave né all'intestino, né al cuore, né ai polmoni.
Ora Manson buttò via la mazza e si avvicinò. Contemplò quel corpo immobile, osservando il sangue che sgorgava dai punti nei quali il palo era entrato e uscito e si raccoglieva in piccole pozze sulla trave. I due zingari rivoltarono sul dorso il corpo irrigidito e cominciarono a legargli i piedi e il fondo del palo. Intanto Manson guardava se l'uomo era ancora vivo e esaminava attentamente quel volto che era diventato tutto a un tratto gonfio, più largo e più grosso. Gli occhi erano spalancati e irrequieti, ma le palpebre stavano immobili, la bocca era aperta e le labbra erano irrigidite in una smorfia convulsa. Sotto di essa biancheggiavano i denti serrati. L'uomo non riusciva più a dominare i singoli muscoli facciali, per questo il suo volto rassomigliava a una maschera, ma il cuore batteva debolmente, i polmoni lavoravano con un respiro breve e accelerato. I due zingari presero a sollevarlo come una bestia allo spiedo. Mendes urlò loro di fare attenzione, in modo da non scuotere il corpo, ed egli stesso veniva ad aiutarli. Fissarono tra le due travi la parte inferiore più grossa del palo e fermarono il tutto con grossi chiodi. Poi, dietro alla stessa altezza, puntellarono con una corda stretta che venne anch'essa inchiodata sia al palo che alla trave dell'impalcatura.